Si può passare. Questa è la via per la chiesa. Eccolo qua. Completamente desolato, le foto le ho fatte, quindi andiamo verso la prossima destinazione. Sì. Dopo domani, per uscire da qui ci vorrà lì e via. Esatto. A piedi, che vuoi fare? Hai paura della rabbia? Come no? Andiamo a piedi, sì. C'è il pascolo con la rabbia. Stiamo andando al lago di Sorabis, mancano 800 metri a piedi, quindi non tanto, siamo nel bel mezzo delle Dolomiti e c'è un paesaggio bellissimo. Mucche! A girare questo fiumiciotto
possibile. Che se piove questo diventa una grossa parata. Sì, infatti. Tocca muoverci. Altrimenti non vedremo mai questo lago. Siamo tristi e stanchi. Stiamo tornando indietro perché abbiamo incontrato i signori, stavano facendo lo stesso percorso nostro. Mi hanno detto che mancano quanto? Due ore. 2 ore di camminata. Dato che due ore andare, 2 ore a tornare, sono 4 ore. Sono già le 7 di sera. Non torneremo conviene. Alle 11 di notte e mezzo a bosco. E qua non conviene per niente. Con rischio di pioggia. Dobbiamo pure attraversare il ruscello senza ponte. Quindi niente. Io sono stanco molto. Il lago di Sorapis salta. Sento il fiume, quindi siamo vicino al ponte qua. Quindi non manca molto. Andiamo sul ponte. Vista qua è comunque un safiato. Ciao mucca, ciao mucca, ciao mucca, ciao mucca. E adesso cortina un pezzo. Andiamo a cortina un pezzo. Cortina un pezzo. Un ristorante qua intorno e poi andiamo. Hai fame? Un po'.